Mio figlio aveva un grandissimo affetto e una grandissima stima per Ninni Casarà, alle dipendenze del quale aveva lavorato prima di passare alla squadra Catturandi con Montana, e c'era un legame indistruttibile con Palermo, con la squadra mobile, con il dirigente suo. E in quei giorni terribili Roberto volontariamente ha fatto la scorta a Ninni Casarà e sono morti insieme, perché si era reso conto della solitudine in cui era rimasto quest'uomo, perché erano stati mandati in gran parte tutti in ferie. Però lui mi diceva per telefono: mamma, io rimango qui e non lo lascio, perché è una cosa incredibile. Dopo la morte di Montana, dopo la tragedia di Marino, qui stanno andando tutti via, e un uomo come Casarà, che è certamente nel mirino della mafia, in questi giorni è terribilmente solo. E poi un altro amico di suo figlio che ha dovuto passare una via crucis tremenda col sospetto di essere stato colluso con la mafia, mentre invece nella mafia si era infiltrato per conoscere meglio i traffici della gang di fidanzati, della Renella, e su cui recentemente tanto si è fatto rumore. Suo figlio conosceva Natale Mondo? Mio figlio conosceva molto bene Natale Mondo, e quel giorno terribile, per poter fare la scorta a Casarà, si era messa d'accordo con Natale, perché Casarà si rendeva conto del pericolo e non avrebbe voluto far rischiare la vita a nessun altro. E gli aveva detto: Natale mi ha invitato a mangiare gli spaghetti a casa sua, lasciamo lei a casa e poi vado con Natale, questo per poterlo accompagnare. E Natale Mondo, io me lo ricordo per prima cosa vicino alla bara di mio figlio quel giorno terribile, che piangeva pallido come un morto e diceva: dovevo morire anch'io con voi, dovevo morire anch'io con voi, e singhiozzava con una sincerità della quale non si poteva avere dubbi. Il dolore di Natale, finché ha vissuto, è stato quello che potessero credere che lui avesse potuto tradire Ninni Casarà ed essere la causa della morte sua e quella di Roberto. Mi diceva tante volte: io sono condannato, io sono un uomo morto, sono sicuro che un giorno o l'altro arriveranno a me. Non sono morto quel giorno, sono morto moralmente prima. Mi hanno ucciso moralmente, poi mi faranno fuori anche materialmente come uomo, e così è stato fatto. Lo strazio a cui la mafia sottopone la parte anche migliore della nostra terra, la difficoltà per le forze dell'ordine di combattere la mafia, la difficoltà dei cittadini di combatterla. Come si può rovesciare questa situazione, signora? Guardi, penso che bisogna lottare con tutte le nostre forze, perché vede, il tentativo di normalizzazione è enorme. Basta vedere l'interpretazione che il giornale di Sicilia, con l'articolo di Pepi, ha dato alle parole di Giovanni Falcone di 3 giorni fa. E io, è allucinante quello che ho letto sul giornale. Sono piena di indignazione, guardi. Sono cose molto pericolose, perché c'è troppa gente che ignora o vuole ignorare. Penso che perciò noi abbiamo il dovere di cercare con tutte le nostre forze, in primo luogo, di fare della corretta informazione, e è arrivato il momento di cercare di lottare per la verità in questo paese, perché questo paese purtroppo, guardi, è diventato un paese, o lo sta diventando, temo, un paese senza giustizia e senza verità. E questo mi pesa tanto sul cuore. E non solo perché è morto mio figlio quel giorno, ma quanti ne sono morti prima, e purtroppo vediamo che si continua ad uccidere. E quale giustizia è stata fatta? Quali verità sono venute fuori? Guardi, tutti i processi ancora vanno avanti, si trascinano per degli anni, oppure vengono annullati per dei vizi di procedura. Guardi che dei momenti veramente, delle persone come noi, che sono passate attraverso tragedie terribili, così, e rimangono allibite. E il cuore trema pensando, dicendo: ma non avremo mai giustizia? Dobbiamo continuare però a farci forza, a lottare per esigerla, per pretenderla.
per gridare nelle strade che vogliamo giustizia e che questi esseri infami, che certo girano ancora con le loro Kalashnikov e le loro pistole, devono essere presi e giudicati, ma non per essere assolti dopo in appello o in Cassazione. Grazie. È vero? Grazie a lei. Perché noi abbiamo bisogno di poterlo dire, ha capito? Io non ho paura mai di parlare di queste cose, ma cercano sempre di metterci alla cima.